Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Aaron Paul parla del difficile passaggio al cinema, Robert Downey Jr. ha rifiutato gli Oscar, la Marvel forse sta lavorando a un film tutto al femminile, mentre è sicuramente in arrivo Ballerina, lo spin-off di John Wick. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione. Trovate tutti i link in descrizione, anche quelli di tutti gli altri podcast. Ascoltateci! Aaron Paul parla del difficile passaggio al cinema. Domani sbarcherà su Netflix El Camino, il film di Breaking Bad. Grande protagonista sarà Jesse Pinkman, interpretato da Aaron Paul. Proprio l'attore ha parlato delle grandi difficoltà che ha riscontrato nel trovare ruoli cinematografici dopo la fine della serie. Da un lato le poche pellicole da lui interpretate sono state dei flop, dall'altro il personaggio di Jesse gli è rimasto troppo cucito addosso. In effetti ancora oggi sono pochissimi gli attori televisivi che riescono a fare il grande salto al cinema in modo costante e proficuo. Robert Downey Jr. ha rifiutato gli Oscar, o meglio, ha rifiutato di essere caldeggiato dalla Disney nella categoria miglior attore in ottica Oscar 2020. È una notizia di cui abbiamo già parlato, ma adesso emerge questo dettaglio molto curioso e importante. Aveva stupito l'assenza di Robert Downey Jr. come papabile candidato per la sua interpretazione in Avengers Endgame. Adesso sappiamo che è stato proprio l'attore a chiedere alla Disney di evitare la cosa, ovviamente di comune accordo. Meglio evitare di partecipare se si ritiene già perdenti in partenza? Marvel, previsto un film tutto al femminile? Chi ha visto Avengers Endgame quelle 3-4 volte? Si ricorderà di una peculiare scena durante la battaglia finale. Tutti i personaggi femminili si riunivano per consentire la distruzione del guanto dell'infinito. Ebbene, pare che quella sequenza fosse il preludio ad un futuro film. Brie Larson ha difatti dichiarato che lei e le altre interpreti del Marvel Cinematic Universe stanno caldeggiando una pellicola tutta al femminile e che Kevin Feige sarebbe particolarmente interessato. In arrivo Ballerina, lo spin-off di John Wick. La saga di John Wick è pronta ad espandersi, ad esplorare il suo universo narrativo. Sono in arrivo, infatti, non soltanto la serie TV The Continental, ma anche uno spin-off cinematografico intitolato Ballerina, protagonista una giovane killer intenzionata a vendicare il massacro della sua famiglia. Nel film potrebbe fare una comparsata proprio John Wick, ovviamente interpretato da Keanu Reeves. Pare sia probabile anche la realizzazione di uno spin-off dedicato al personaggio di Halle Berry. Queste erano le notizie del giorno, se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo domani alla stessa ora, ciao!